Allora, ho convocato la conferenza stampa anche perché visto che siamo in tempi di bilancio, stiamo discutendo adesso il bilancio dello Stato, e volevo fare anche un bilancio di tutta una serie di vicende che mi hanno riguardato nell'ultimo periodo e delle quali avevo detto nel momento in cui avrò degli elementi concreti sarà mia premura fare sapere come stanno le cose, basandoci su dei fatti e non su dei chiacchi. E diciamo che mi sono attivato dopo un'interpellanza che è nata il Consiglio Grande Generale da parte delle forze politiche di opposizione che parlavano dei miei coinvolgimenti, dove costantemente vengono chieste le mie dimissioni per fatti che non sono mai stati portati alla mia conoscenza. Pertanto in quel periodo ho chiesto al mio avvocato, che è qui presente con me, Moreno Maresi, di fare tutta una serie di verifiche, perché non avendo conoscenza mi sembrava quasi una cosa anche strana, no? Tutti conoscevano, io ero l'unico che sembrava che non conoscesse. Ho chiesto: facciamo queste verifiche perché sta succedendo questo. Quindi adesso lascerei un attimo la parola all'avvocato che mi spiega le verifiche che ha fatto, quelli che sono stati gli esiti, e poi sono a vostra disposizione per domande e considerazioni. Sì, buongiorno a tutti. Come diceva adesso il segretario, a seguito della diffusione di diverse notizie che avevano indicato come coinvolto in alcune indagini penali presso diverse procure della Repubblica Italiana, sono stato incaricato di fare gli accertamenti a cui si faceva riferimento. Accertamenti che in realtà abbiamo svolto anche in passato, perché purtroppo questo genere di notizie erano già state veicolate in altre occasioni. E in virtù di questa diffusione di informazioni che coinvolgono il segretario della Democrazia Cristiana di San Marino in vicende penali attinenti a indagini italiane, e segnatamente presso quattro procure della Repubblica Italiana, diverse tra loro, abbiamo fatto accertamenti formali che sono gli unici che, per quanto ci riguarda, hanno un valore legale. Segnalo quindi che abbiamo chiesto e ottenuto l'attestazione da parte della Procura della Repubblica di Novara che in data 2 ottobre 2014 ha certificato che non risultano procedimenti penali a carico di Gatti Marco. Quindi questo è il primo dato che va ovviamente messo in parallelo con le notizie che al contrario indicavano Gatti Marco come coinvolto in indagini presso la Procura della Repubblica di Novara. Analogo accertamento è stato compiuto presso la Procura della Repubblica di Napoli. In questo caso la data ovviamente è diversa perché dipende dall'ufficio che rilascia l'attestazione. La Procura della Repubblica di Napoli, in data 24 ottobre 2014, quindi stiamo parlando di accertamenti tutti piuttosto recenti nel tempo, ha attestato l'inesistenza di qualsivoglia procedimento penale in cui Gatti Marco non risulta assolutamente coinvolto. Più recente è invece l'attestazione rilasciata dalla Procura della Repubblica di Milano, che con certificato dell'11 novembre 2014, quindi pochi giorni fa, attesta appunto che non esiste alcun tipo di procedimento penale a carico del dottor Marco Gatti. Da ultimo, ed è la certificazione della Procura della Repubblica di Forlì, che reca la data del 13 ottobre 2014, anch'essa, inutile che ve lo dica, è assolutamente negativa. Quindi le quattro procure indicate da molti mezzi di informazione come attive sul fronte di indagini coinvolgenti Gatti Marco hanno esattamente detto il contrario.
consegnare per dovere, diciamo così, credo di completezza espositiva, che alcuni mezzi di informazione hanno fatto riferimento ad una indagine portata avanti dall'autorità giudiziaria elvetica, precisamente l'autorità giudiziaria di Lugano. Ebbene, Gatti Marco, per mio tramite, afferma effettivamente di essere stato sentito nel dicembre del 2013 come persona informata sui fatti, ovvero come un semplice testimone, e dal 2013 ad oggi, quindi a circa un anno di distanza, nulla ha più saputo di questa vicenda, che pertanto non lo vede ad oggi, e quindi allo Stato, coinvolto in nessun tipo di indagine penale. Ecco quindi che è evidente che accostare la figura e la persona di Marco Gatti alle indagini, facendo intendere o facendo sottintendere che vi sia un coinvolgimento, appare pacificamente smentito dal dato processuale di cui vi ho dato notizia pochi istanti. L'ultima c'è stata anche la notizia con sempre che apparsa sulla stampa, tratta da organi di stampa diversi, che addirittura dicono che hanno coinvolto anche nella vicenda della Tangentopoli sul Marinese. Qui c'è addirittura una mancanza proprio anche di conoscenza di fatti di tempi, perché chissà dal tempo che sono entrati in politica, io non risalgo le epoche là, però ci sono state anche posizioni diversificate sui giornali stessi che hanno chiarito che uno in particolare ha scritto un sacco di falsità. Niente, io aggiungo questo, poi sono a vostra disposizione per tutte le domande. È chiaro che per chi fa politica io credo che deve mettere in conto il fatto di essere criticato, anche perché non sempre, pur impegnandosi, facciamo bene. Le opinioni possono essere diverse, quindi la critica politica io penso che debba essere assolutamente accettata. Però le falsità a questo punto hanno assolutamente stancato. Io con i miei avvocati nei prossimi giorni prenderò visione di tutto quello che è successo, in particolare in quest'ultimo anno, anche in considerazione di queste ultime certificazioni, perché ho visto che la questione non finisce. Non abbiamo tempo, volevo lasciarla andare, perché soprattutto quando lo scorso anno abbiamo visto i primi certificati, i quali avevo reso dopo di tutto il Parlamento, che erano negativi, dicevo, inutile continuare, mettere in attuazione, via dicendo, non ha senso. Però visto che questa cosa non finisce, adesso mi sono veramente stancato. Quindi quello che non corrisponde alla verità, io tutelerò la mia persona fino in fondo, perché credo che la verità venga prima di tutto. È chiaro che qui c'è un'azione già da tempo per cercare di creare una destabilizzazione del quadro politico, credo che questo qui sia palese a tutti. C'è un'azione veramente per sovvertire anche quello che sono esiti democratici, perché io credo che questa sia una testimonianza anche se da un anno a questa parte parliamo di fatti che dopo un anno sono ancora smentiti, penso che questo qui non possa passare inosservato, e ci sono tante sponde che io l'ho detto in consiglio, mi sembra, nel mio ultimo intervento. Sono convinto che il tutto parte anche al di fuori dagli ambiti politici, non è detto che siano interamente dentro gli ambiti politici, però sicuramente trovano delle sponde dentro la politica, dentro i partiti, e non escludo anche al mio partito. Anche nel mio partito, perché ci sono delle sponde strane, delle volte succedono delle cose strane. Un esempio? Tiro a fare esempio. Le cose vanno verificate fino in fondo, e poi quando si portano delle accuse si portano con gli elementi, non sulle chiacchiere. Infatti, se posso aggiungere proprio in virtù di questo una parola, non è un caso che dopo un primo accertamento che era già stato fatto presso alcune delle procure
indicate da alcuni organi di informazione come soggetti che stanno indagando Gatti Marco, e avendo avuto conferma anche in quell'occasione che non c'era indagine, ricordo ad esempio, mi pare a Napoli, Napoli Uvara e Forlì, di aver fatto a Napoli un accertamento, però la cosa credo più rilevante sono le attestazioni che abbiamo in questi giorni ricevuto, no? E quindi è evidente che questa volta, siccome questo pensiero di Marco Gatti, la misura essendo colma, egli ha, per quanto comprende poi l'aspetto che io devo tutelare, il diritto, credo sacrosanto in questo caso, di difendere la propria reputazione, il proprio buon nome, sia sul piano personale, mi permetto di dire, non solo su quello politico, perché politicamente Marco Gatti credo che sia in grado di difendersi in modo che riguarda. Sul piano personale credo che sia grave accusare una persona di essere coinvolta in indagini, coinvolta nel senso negativo del termine, quando in realtà gli stessi uffici giudiziari che procedono all'indagine smentiscono la circostanza. Vorrei dire anche una cosa positiva, che in questo anno però sono riuscito anche a verificare che in politica è possibile avere anche veramente tanti amici, persone in cui quando piacendo di fare il conto anche su relazioni di questo tipo mi sono state vicine e insieme a me hanno detto più bisogna andare avanti perché non la si può dare vita a chi vuole distruggere quello che stiamo facendo per questo paese. E questo secondo me è un aspetto positivo, perché in politica spesso volentieri si trova lì di mettere il coltello alla schiena, invece io trovo veramente molte persone che mi sono state al fianco per continuare quella che è la battaglia, il cambiamento di questo paese, perché è una battaglia quella che stiamo facendo e che deve essere portata avanti. In maniera palese, cala un po' l'attenzione quando vengono attaccati altri partiti, però è chiaro che qui c'è un attacco a chi sta portando avanti una certa politica, la Democrazia Cristiana, col fatto che è il partito di maggioranza relativa è chiaramente il partito che garantisce più di tutti gli altri la stabilità politica. È chiaro che si cercano, partendo da alcune verità e intanto attorno tutta una serie di cose presunte vere, oppure che si fanno passare per vere, di mettere in difficoltà le persone, di mettere in difficoltà i partiti, e questo mi sembra che sia molto molto forte. Cioè, alle volte anche noi non analizziamo con attenzione i fatti che accadono, cioè io sono rimasto abbastanza scioccato da questo video che è uscito qualche giorno fa che riguardava l'ambiente socialista, cioè un modo di fare che non è politica. Cioè, questo lì dopo lo parlo contro il mio video o lo farò uscire? Ma in generale quello c'è, cioè, uno che ti registra mentre parli, cioè, abbiamo raggiunto veramente lì, cioè questo qui non è politica, chi fa politica con questi mezzi non sta facendo politica, sta facendo un'altra cosa. E la mia sensazione è che il paese è ancora a molti politicanti, cioè quelli che cercano il consenso fino a se stesso, che cavalcano oggi la battaglia di Tizio perché gli può portare qualche consenso, di Caio, si affrancano e affrancano ogni situazione che viene avanti, mentre invece noi siamo in questo momento di crisi economica, abbiamo bisogno di gente che sia un po' più statista e che quindi che sia disposta a fare e a prendere delle scelte che sono anche, diciamo, difficili perché portano via del consenso, ma che per il paese sono di prospettiva. La Democrazia Cristiana da qualche anno a questa parte ha preso questa strada, sta cercando, con tutti i limiti che abbiamo, perché credo che nessuno di noi si possa ritenere uno statista, però sta cercando di fare delle scelte che ci portano via del consenso personale, ma che siamo convinti che al paese possono dare una prospettiva. Ci sono anche dei porti, non so. Ma ci sono, secondo me, si intrecciano in una serie di situazioni, da poteri forti sicuramente, da chi dovrebbe ritornare
affrontare una situazione come quella che si crea, ci sono tanti interessi che non necessariamente possono lavorare anche tra di loro, no? Però che possono trovare in una situazione come questa dei punti comuni. E quindi ognuno magari per il proprio obiettivo pensa di portare a casa qualcosa. Il problema mio è che così ne soffre il paese, cioè noi abbiamo bisogno oggi di una politica che pensi veramente a portare avanti la strada che il paese ha intrapreso, di aiutare la popolazione a essere più unita, perché nei momenti di difficoltà la gente ha necessità, noi abbiamo necessità di lavorare tutti per lo stesso obiettivo, perché dobbiamo essere più uniti e più coesi tra di noi. Tutti oggi siamo chiamati a rinunciare a qualche cosa, non possiamo pensare che sia solo l'altro che deve rinunciare, no? E questo è un lavoro che spetta alla politica vera. Mentre invece c'è qualcuno che probabilmente ritiene che la politica si faccia con altri mezzi, quindi sono quelli da ricatto, sono quelli di farci uscire delle questioni vere o false che siano, di enfatizzarle, di esercitare una pressione psicologica sulle persone. Se voi pensate che di alcuni fatti se ne parla su di me da oltre un anno, e poi non vi sto a raccontare le pressioni anche a livello familiare, esercitate quando incontri qualche amico che ti dicono, mi hanno raccontato che forse è meglio che non esci da San Marino perché appena entri in Italia ti arrestano. Cioè, io è oltre un anno che succede anche questo, quindi pensate anche alle tensioni familiari che si vivono. Io ho la fortuna di avere una grande famiglia che è veramente unita, una moglie molto forte, dei figli tali anche loro, e la fortuna di aver trovato degli amici dentro il partito. Oltre agli amici che ho fortunatamente da sempre, dall'infanzia. Però questa non è politica, è un'altra cosa, è una cosa che noi dobbiamo combattere, io per primo voglio combattere fino in fondo. So che non sono solo, e questa è la grande forza che si può dire. E andremo avanti, secondo me anche le azioni di tutela che intendo fare su mia persona, spero possano aiutare. Avete depositato qualche denuncia? No, ancora non abbiamo depositato. Veramente io ho già un esposto che gli da un anno, perché nel momento in cui prima delle elezioni sono uscito tutta una serie di cose su di me, presentai un esposto che quindi sta raccogliendo probabilmente ancora tutta una serie di elementi. È chiaro che alla luce di questi fatti, adesso nei prossimi giorni mi vedrò proprio con gli avvocati per guardare bene le cose, perché a me piace essere concreto, quindi non andare a sparare così nel mucchio per sparare, ma andare a vedere effettivamente dove c'è chi ha commesso dei reati contro la mia persona. Senti Marco, c'è una cosa che hai detto prima che mi ha colpito, cioè quello che dici che un'azione di questo genere può partire anche all'interno del partito. Ma partire forse no, che possa trovare delle sponde. Non sono convinto che sia dentro i partiti. La sensazione è bella, non ho elementi per, però la sensazione è bella è che ci sia un qualche cosa di strano, che si sta approfittando della situazione, approfittando di un'azione assolutamente legittima che la magistratura sta facendo, no? Perché comunque la magistratura secondo me sta operando bene, sta cercando di arrivare in fondo a tutta una serie di vicende, però si cerca di usare anche questa sua azione per altri fini, non che la legislatura ne faccia parte, però la si sta usando per accreditare delle cose magari che non ci sono, per alzare un po' il clima di sfiducia verso la politica, e quindi fare un'azione di delegittimazione della politica, perché se la rendiamo più debole è anche più difficile portare avanti il cambiamento, perché per portare avanti il cambiamento noi avremo bisogno di una politica forte, e invece c'è un'azione che la vuole teoria, vuole far perdere di credibilità a coloro che oggi sono quelli che stanno cercando di fare questa cosa per tutti i difetti che abbiamo, perché io sono convinto di avere tanti che magari non vedo neanche. Però questo è. E sicuramente delle sponde ci sono, e poi a volte si vedono dei riflessi. Anche potrebbero essere anche inconsapevoli,
Però lo vedremo, cioè io spero che l'approfondimento che faremo in tutte le sedi con una magistratura che oggi mi sembra molto efficiente possa aiutare a far emergere tutte le verità di questo paese, comprese queste due. Ma questa azione mira a scardinare il sistema della politica, della vecchia politica, o a frenare il cambiamento? Il primo obiettivo è sicuramente scardinare i partiti, non è una questione di scardinare la vecchia o la nuova politica, mira a scardinare i partiti. Questo io lo vedo come primo obiettivo. E lo si fa col tempo di coloro che sono più rappresentativi in questo momento nei vari partiti, o anche coloro che magari stanno cercando di portare avanti di nuovo i partiti. Come è potuto succedere che questo paese si sia potuto dare tanto spazio a quello del video lì, a Roberti, a Brusco, questa gente qui? Ma come possono questi ricattare il paese? Perché dicono adesso abbiamo la registrazione, abbiamo i dossier. Come è potuto avvenire una cosa di questo genere? Ma noi Marino però sappiamo che c'è gente che sta girando con i fascicoli, sta sollecitando giornali e giornalisti da pubblicare, poi chiaramente chi fa bene il giornalista fa le verifiche e magari non le pubblica perché dice non c'è un riscontro, però è un paese che probabilmente ha passato una parte storica in cui questo era il modo di agire di chi faceva politica in quel momento, o di parte coloro che facevano politica in quel momento. Ancora forse non è morto, ci sta provando, però credo che abbia trovato delle persone che non si lasciano morire facilmente e vanno avanti soprattutto quando sono convinte che la ragione della loro parte, perché quel tempo la verità la fa emergere. Stanno venendo fuori tanti fatti che lo Stato non avremmo neanche immaginato. Lo Stato ha buttato giù tanti soldi, non cerca di recuperare. Il sospetto è gravissimo, per una situazione di questo genere con tutto quello che sta venendo fuori. Ma il tentativo, io credo che il recupero ci sia, i soldi diciamo che noi abbiamo riconosciuto non sono stati nei confronti dei soci delle banche, è stato nei confronti dei risparmiatori, cioè noi abbiamo cercato di fare un'azione a tutela del risparmiatore che è inconsapevole di quello che avveniva nella gestione bancaria. È chiaro che come partito di maggioranza, quindi eserciterò nei confronti di coloro che rappresentano il partito al governo, perché ci sia attenzione affinché coloro che hanno responsabilità siano perseguiti in fondo. Questa è una certezza. No, volevo chiedere all'avvocato, mi scuso perché all'inizio non c'era mai cosa detto. Ha fatto queste verifiche nelle quattro procure che ha citato, carichi pendenti, certificato. L'esistenza di un procedimento penale a carico di Cantiamarco. Segnatamente Novara, Milano, Forlì e Napoli. Come si spiega secondo lei il fatto anche di questa informativa automatica della Guardia di Finanza con determinati codici di notizia di reato? Non so dare spiegazioni perché io purtroppo le dico come avvocato conosco un solo sistema, l'esistenza di un procedimento penale attiva le garanzie. L'interessato che è sottoposto a un procedimento penale ha il diritto sacrosanto di nominare un difensore e svolgere quindi tutto ciò che è utile alla propria difesa, e questo comporta da quel momento in avanti la possibile conoscenza degli atti di indagine. Se lei capisce, non essendoci un'indagine, sinceramente non so di che cosa stiamo parlando. Quindi non conosco codici, non conosco informative, se non per quello che si dice sui media, ma non costituisce
per quanto mi riguarda, uno strumento processuale di lavoro. Sì, oltre alle procure, no? C'era sì, anche ma presunte indagini di... Dicevo prima, ma che forse me lo può dire l'interessante, perché è stato sentito come testimone a dicembre del 2013. È passato un anno, se qualcuno adombra che Marco Gatti è coinvolto nell'indagine, è coinvolto nella misura in cui lei, se domani non dovesse mai assistere all'incidente stradale, viene chiamato come testimone, se questo vuol dire che lei è coinvolto in un sinistro stradale, allora lei è coinvolto in un sinistro stradale. Nel senso della responsabilità del sinistro. Tra le voci che girano di polizia non c'è quella che uno dei domus di questo sistema, di queste fuoriuscite di notizie, sia intendimento di Gabriele Gatti. Secondo te può essere una verità? No, io non ho le menti per dire che si deve faccio scendere con questo. Sarei curioso di scoprire, chissà. Però sai, io ne ho sentite dire tante che su di me, quindi faccio fatica su quello che racconto, visto che so quello che hanno raccontato che non ha nessuna base di fondamento. Sentire che raccontano anche di altri, simpatici o meno simpatici, non mi fa stare tranquillo, perché sono chiacchiere vuol dire che sono state su di me. Quindi è giusto non dargli peso. Addirittura adesso stavano le lettere anonime che iniziamo a dare valore anche noi tra noi, cioè stiamo perdendo, secondo me, un po' il senso delle cose. Innegabile che c'è un'opinione pubblica disorientata, sì. Che non sa bene chi crede, anche di fronte a presentazione di documenti questo genere, di certificazione di questo genere, no? Perché nel momento in cui nel paese si è insinuato il virus del sospetto, il clima del sospetto diventa difficile sapere che cosa fare. Che cosa ti senti di dire al primo punto, ma anche i tuoi colleghi della politica? Io penso che intanto il nostro dovere, per coloro che almeno hanno degli incarichi istituzionali, sia quello di tenersi i fatti e di veramente cercare di evitare, di dare spazio invece a coloro, perché accreditando le cose che si raccontano nei bar, si dà spazio invece a coloro che vogliono destabilizzare il paese, vogliono fare altre cose. Quindi la prima cosa che mi sento di dire è un richiamo a chi ha la responsabilità istituzionale. Poi di conseguenza io credo che anche il cittadino riuscirà veramente a farsi una propria opinione basata su fatti veri e concreti e non più sulle chiacchiere. Però il primo richiamo deve essere tra di noi, perché siamo noi spesso che alimentiamo questo, no? Perché si fa comodamente. Questo è un esercizio che la politica è bene che faccia, perché oggi magari sotto il fuoco c'è una persona, domani però ci può essere te. Va debellato, non è così che si fa politica. La politica è un confronto sui contenuti, sulle idee di sviluppo del paese, su un'idea di società e su quello che deve dire il confronto e anche lo scontro. Se riusciamo a riportare la politica in quegli ambiti lì, dal mio punto di vista, avremo un tribunale che probabilmente riuscirà a far bene anche il suo lavoro, perché quando non sente la pressione politica, quando si sente strumentalizzato per altri obiettivi, probabilmente riuscirà a fare molto meglio il suo lavoro fino in fondo. E avremo una politica che sarà maggiormente in grado di dare delle risposte anche più serie del paese, perché non si perderà nel parlare a diario.
Sì. Bene.